Ciao a tutti e bentornati sul canale. Questa settimana sono tornata a Milano perché ho delle cose da sbrigare insieme a mio marito, quindi io ho lasciato mia figlia con i nonni giù al mare e sono venuta qui. E volevo farvi vedere un attimino, visto che ho avuto la possibilità, o meglio mi è comodo qua, sono passata da Decathlon per fare alcuni acquisti, principalmente per il mare. Niente di particolare, ma avevo bisogno giusto di alcune cosine e adesso vi faccio vedere. Sono cose che servono principalmente per chi va al mare, diciamo, sì, insomma, più o meno così. Non ho speso tantissimo, pensavo di spendere di più, comunque sono contenta così, per l'amor di Dio. Intanto vi faccio vedere che in omaggio mi hanno regalato questa mascherina che ovviamente loro vendono, i colori sono di questa, credo che sia neoprene, credo, non lo so, traspirante, boh, non lo so, o blu, cioè no, o nera, credo, e fucsia, però diciamo, in omaggio c'era solo quella fucsia, perché quella nera, se la volevi, la dovevi comprare a 9,90 € ed è questa qua. Aspettate un attimo, ok. Ma non lo so, vedremo se la userò perché è troppo appariscente per i miei gusti. Comunque, allora vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ho comprato questo cappellino, cappello da, diciamo, modello baseball. L'ho preso nella, quando mai, colorazione blu. C'era anche bianco e forse quelli bianchi erano quasi quelli che andavano maggiormente, però. No, insomma, io preferisco sempre i colori più meno appariscenti, quindi il blu, anche se sicuramente i colori scuri d'estate attirano il sole. Vabbè. Questo qui l'ho preso perché capita che, appunto, essendo al mare, io possa fare delle passeggiate quando soprattutto andrò a Riccione, quindi su quelle lunghe spiagge, o comunque quando cammino, durante le mie camminate, insomma, sulla costa. Questo è molto leggero, l'ho preso appunto per questo, non è di quelli piuttosto spessi, tipo quelli con scritto New York qua che abbiamo. E quindi ho detto, questo qua, insomma, mi sembra abbastanza leggero, quindi per stare in spiaggia o comunque per qualsiasi cosa può essere utile. Era in offerta a 5,99 €. È un unisex, quindi è una taglia unica, eccetera. Poi, vabbè, avevo già preso questo paio di slip per correre perché sono molto traspiranti, molto, aspettate un attimo che le faccio, molto leggere, senza cuciture, servono appunto per correre, per camminare quando si hanno gli indumenti appunto sportivi. E li ho trovati tra l'altro della taglia, la più piccola che è questa, solo nella colorazione. È un rosa chiaro chiaro, io le avevo già prese, nere ovviamente erano rimaste le taglie più grandi e i colori erano o nere o questo color carne, possiamo dire. E quindi ho preso ancora un paio di questi e tra l'altro, appunto, ripeto, ne avrei presi di più, ma era solo l'ultima, cioè solo questa come misura piccola. E queste qua le ho pagate, culotte si chiamano, 4,99 €. Poi ho preso, allora, diciamo che l'anno scorso quando sono andata, io nuoto ovviamente con la cuffia, mi serve perché appunto nuoto, non faccio il classico bagno. L'anno scorso mi sono trovata in un frangente in cui la cuffia mi si era strappata, non avevo cuffie di ricambio, quindi ho dovuto farmela imprestare, cose del genere. Quindi ho detto, vabbè, per il mare posso prendere una eventualmente sostitutiva nel caso mi si dovesse rompere, una di Decathlon. Infatti ho preso questa cuffia qua della marca Navaji, che a me ovviamente non piace a livello di nuoto, però per il mare va bene tutto. E questa qui la terrò come scorta, come riserva nella mia. E questa qua l'ho pagata, appunto, non l'ho pagata tantissimo perché l'ho pagata 2,99 €. Questa la terrò ovviamente come scorta in silicone, piuttosto rigido, piuttosto duro. Poi staccherò ovviamente l'etichetta qua all'interno, ma adesso la tengo così. Blu ovviamente perché non avevo, cioè, vabbè, l'alternativa erano colori un po' più sgargianti. Poi mi sono comprata questa, vabbè, voi direte, qua è tutto blu, vabbè, non ci posso fare niente, il mio colore è blu. Mi sono comprata una polo da golf e i colori erano blu, bianca, rosa, forse rossa, però non ricordo.
la mia scelta andava o tra il bianco e il blu, ma comunque le mie polo sono solo di quei colori lì e io ovviamente l'ho presa blu. Ho preso una XS da donna, quelle un po' sciancratine, e ovviamente l'ho misurata, mi andava bene, quindi ho preso questa polo qua, una XS. Questa qui l'ho pagata, ve lo dico subito, 9,99 euro, blu ovviamente. E per finire, diciamo, il motivo principale per cui ero andata alla Decathlon per comprarmi una seconda maglia termica, diciamo maglia, sì, termica per nuotare. Non tanto felpatina come quella che avevo precedentemente, che era più adatta, almeno che sto usando per la vela, ma questa proprio per il nuoto in acque libere in neoprene. Vedete, eccola qua. Qui il colore è un carta da zucchero. Non so, si vedrà magari tipo, può sembrare grigia in video, ma è un carta da zucchero. Questa è appunto in neoprene con le maniche corte. C'era anche a maniche lunghe, ma vabbè, per non esagerare, che dopo mi guardano tutti storto. E ho preso una taglia molto piccola perché devono stare quindi aderenti al corpo e per poter ovviamente non fare attrito. E quindi ho preso una XS. L'ho presa questa volta più comoda per indossare con la cerniera, quindi con la zip, perché l'altra, quella che io ho della marca Tribord, viene infilata dalla testa. È bella anche quella, mi piace, ci sono sempre trovata bene, però questa è più pratica per mettere e togliere. Poi ovviamente, essendo in neoprene, tiene più caldo rispetto all'altra, che la sentivo piuttosto felpata all'interno. E anche questa l'ho pagata 9,99 euro. Questo. Ecco, questo era tutto lo shopping che io ho fatto da Decathlon. Penso che dovrei tornare nuovamente nel caso mio marito avesse bisogno, perché anche lui mi aveva chiesto, non sapeva come, non era molto sicuro, di voler prendere anche lui una maglia termica per poter nuotare. Perché ovviamente andando al largo ci sono più correnti, correnti fredde, e nonostante magari la temperatura fuori è alta, l'acqua è sempre più fredda e soprattutto andando verso al largo si sentono correnti di acqua fredda, giusto? Niente, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Buona giornata a tutti e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di mettere un pollice su per il video se vi è piaciuto, ovviamente. Io vi aspetto a un prossimo video. Buona giornata.